Ecco le immagini, Pescara che gioca con Pucino, Pesoli, Salamone, Zampano in difesa, Politano, Memusciai, Selasi confermato al posto di Brugman e Bjarnason a centrocampo, Melchiorri e Maniero davanti, dunque tutti dentro i tre giocatori che erano in bilico perché non in perfette condizioni fisiche, e appunto c'è il rientro di Pesoli al posto dello squalificato Zuparic. Nel Livorno 4-3-3, davanti vantaggiato e Cutolo, i due ex insieme a Galabinov a centrocampo, Moschera con Moscati e Djokovic. Inizio di partita, c'è questo calcio di punizione di Emerson, palla bloccata da Aresti, nel frattempo si è già fatto male Moschera dopo un contrasto con Selasi, al suo posto c'è Luci in campo, ma il Pescara gioca una grande partita di grande personalità. Questa è un'azione di Memusciai, il cui sinistro viene smorzato in calcio d'angolo. Ancora Pescara con il lancio di Bjarnason per Politano, che forse parte in fuorigioco e un po' sorpreso regala palla sostanzialmente a Mazzoni. Gran partita anche per Matteo Politano, che qui dai là ha una delle azioni più belle. Palla per Melchiorri, crossa indietro, botta di prima intenzione di Maniero e traversa scheggiata da Riccardo Maniero, ma sarà la sua serata, il prologo ad una grande doppietta. Il Livorno con questa conclusione di Djokovic, ma Aresti era sulla traiettoria del pallone che si perde di poco fuori, e poi l'azione di vantaggiato, il suo sinistro al lato, ma anche in questo caso Aresti era sulla traiettoria. Tira dalla distanza soprattutto il Livorno, ma il pallino del gioco è in mano al Pescara. Comunque sia, il Livorno passa in vantaggio, punizione dal lato corto di Emerson, buca Pesoli, tocca Galabinov, il Livorno è in vantaggio poco prima della mezz'ora. Tocco risolutivo dell'ex attaccante di Avellino e Giulianova, il bulgaro Andriy Galabinov per il vantaggio del Livorno. Ma il Pescara è tosto, il Pescara c'è, non demorde e prende il pareggio nel secondo dei tre minuti di recupero. Testa di Memusciai, vantaggiato, sbaglia il tocco di testa e Maniero è pronto come un falco, va di rovesciata, prende la palla in maniera sporca, ma quel che basta e quel che serve per battere Mazzoni. Meritato pareggio per il Pescara all'intervallo, 1-1. Il bello è che il Pescara mantiene questo cliché, questo atteggiamento, questo piglio anche nella ripresa. Punizione tagliata di Politano, Maniero in leggero ritardo sul secondo palo. Ancora Pescara con Politano scatenato per Bjarnason di prima intenzione, gran parata con i piedi di Mazzoni. Gautieri è preoccupato e ha ragione. Qui una delle poche iniziative del Livorno, l'apertura di Cutolo per vantaggiato, tiro cross respinto da Aresti, poi ancora Aresti, sempre su vantaggiato, poi batte e ribatti, alla fine sarà rimessa per il Pescara. Pescara che va in vantaggio su questa azione, Melchiorri filtrante, anzi no, questa è un'azione precedente, simile a quella che porterà al rigore, Melchiorri per Maniero e parata di Mazzoni, ecco il rigore, filtrante di Melchiorri, Maniero anticipa Moscati, che lo atterra, rigore netto, giallo per Moscati e rigore per il Pescara. L'atterramento di Melchiorri è indiscutibile, Abisso vede bene, ammonisce Moscati e Maniero trasforma, nonostante Mazzoni intuisca l'angolo giusto, ma l'esecuzione di Maniero è forte e angolata, Mazzoni non può arrivarci. Pescara gestisce bene dei minuti concitati finali e porta a casa tre punti fondamentali.